Beppe, ci sei? Sì. Ciao, buongiorno, scusami, io buongiorno. Ho anticipato il tuo collegamento dicendo che la tua è una di quelle esperienze che fa onore, ma soprattutto che ci piacciono, perché dicono che il mondo è ancora bello, perché ci sono belle persone. Tu sei un po' la punta dell'iceberg, però sei l'iniziatore di un'esperienza straordinaria. Ce la descrivi? Partiamo subito dicendo che cosa hai fatto, cos'è successo che ti ha cambiato la vita e cosa fai oggi, Beppe? Allora, diciamo che la vita è, me l'hanno cambiato un po' anche gli eventi. Da piccolino immaginavo che la cosa più bella che mi potesse capitare era quella di diventare un camorrista. E li vedevo come persone eventualmente da poter imitare, diciamo dei modelli, in quel caso erano modelli negativi. Perché scusa, mi permetti di dire, quando si cresce in un posto, gli unici esempi vincenti, tra virgolette, sono quelli, un bambino cresce con quella cultura, poi impara crescendo che il mondo è fatto diversamente e i risultati di un certo tipo del modo di essere. La mia fortuna in quel momento è stata che da un evento negativo ne è nata una direzione completamente differente. Da ragazzino pensavo che mi potessi permettere di comprare una pistola, non riuscii a comprare una pistola vera, comprai una pistola a salve e la portai a casa e la feci vedere a mia mamma come se fosse un fatto normale. Mia mamma sbiancò e mi guardò negli occhi e disse: ma che cosa hai fatto? Prese la cintura dai pantaloni di mio padre e mi fece un bazziatone, cioè mi riempì di botte. Ti sei spiegato? Ti sei spiegato perfettamente. Io non riuscii a capire nemmeno perché lei facesse questo, ma lei, guardandomi negli occhi, mi disse: caro Peppe, tu non sai questo dove ti porterà, io sì. Ti porterà semplicemente a fare del male agli altri e a te stesso. E oppure gli altri faranno del male a te, io non lo posso permettere, anche perché mia mamma ha vissuto sulla propria pelle l'uccisione di un fratello, perché camorrista, disse un qualcosa di brutto, è come se qualcuno ti stracciasse la pelle d'addosso, tu non vedi il sangue, senti semplicemente il dolore. E lì per lì io non riuscivo a capire perché, e lei disse: se le tue compagnie ti hanno portato a questo, dobbiamo cambiare compagnie. Alzandomi con le orecchie da terra, prendendomi con le orecchie, se no non ci sarei mai andato, inizio a portare in parrocchia. E lì, per la verità, ho avuto la fortuna di conoscere delle bellissime persone che con il loro esempio mi hanno semplicemente trasformato la vita. Te ne ricordi qualcuna? Ne vuoi recitare qualcuna? Assolutamente, Ernesto Natale, Franco Passarelli, il mio parroco Don Armando Broccoletti, insomma persone eccezionali. Poi diciamo lì ti sei... Renato Natale. Ti sei impegnato poi anche in una, diciamo, NGO. Nell'accoglienza anche di persone provenienti da ospedale psichiatrico, vero? Anche questa, diciamo, è un'esperienza forte che poi ha portato alla nascita delle esperienze della quale vogliamo raccontare in particolare oggi. Sì, questo è stato un evento fortunato, perché noi qui ad Aversa abbiamo avuto la fortuna di conoscere persone che con Basaglia hanno condiviso la chiusura del manicomio di Trieste. E ce li ritroviamo qua come direttore generale dell'ASL di Aversa, il dottor Franco Rotelli, Angela Giovanna del Giudice, Angelo Righetti, semplicemente perché Aversa ha uno dei primi manicomi d'Italia, il più vecchio e uno dei più grossi, l'ospedale, e poi c'è anche l'OPG, l'ospedale psichiatrico giudiziario. Come simbolo loro scelsero di venire in questo posto, anche perché venivano accusati da più parti che quelle cose che facevano erano realizzabili a Trieste ma difficilmente in altri posti. Loro scelsero un posto poco tranquillo, diciamo, dove qualcuno, nessuno si poteva permettere di dire loro: guardate, non ci si può fare, lì è stato semplice. E per la verità hanno implementato un sistema che non spendeva più soldi, ma addirittura, risparmiando soldi del Servizio Sanitario Nazionale, implementava un sistema sociosanitario di piccoli interventi mirati, di gruppi di convivenza di persone con problemi psichici, ma non solo, che si chiama budget di salute. Oggi attualmente la Regione Campania ha fatto proprio una legge specifica su questo, anche se, voglio dire, ci sono sempre delle lobby che su queste cose invece preferiscono i grandi manicomi, le grandi cliniche. Con questo modello noi avemmo la fortuna di mettere su una cooperativa sociale e di pensare che, oltre all'ospitalità dei ragazzi, potevamo dare a loro dignità attraverso il lavoro, e pensammo al ristorante, per la verità, al ristorante perché la stragrande maggioranza di noi, per pagarci gli studi, chi aveva fatto il cameriere, chi l'aiuto cuoco, chi altro, e quindi poteva dare una mano
anche se non direttamente impegnato nell'attività. I nostri amici da casa che ci seguono con la televisione, in questo caso stanno vedendo qualche immagine. È nata così, correggimi, la nuova cucina organizzata. Perché scegliemmo la nuova cucina organizzata? L'idea era che tu puoi dare anche una mano a una persona, ma se non ti occupi della comunità in cui vive quella persona, non riesci a dare una mano a quella persona. La persona è parte di una comunità, se una comunità non accoglie gli ultimi, non si fa portatore delle energie sane del territorio, non riesce a recuperare nessuno e tiene sempre più dietro gli ultimi. E quindi l'idea era come riusciamo a investire sui nostri ragazzi di come ci occupiamo, ma investire principalmente anche sulla comunità, sul nostro territorio. E pensammo che mettere quel nome era una sorta di riscatto e nello stesso tempo una sfida, perché immaginavamo che la camorra stava distruggendo il nostro territorio e quindi come la camorra aveva organizzato, la nuova camorra organizzata fondata da Cutolo, i cittadini dovevano organizzarsi nello stesso modo, però mettendo su impegno civile, cittadinanza attiva, interesse sul bene comune, sull'interesse generale, su questo iniziare a creare rete, sistema e fare sistema. Beppe, per la verità è stata poi un'escalation di attività da cosa nasce cosa, poi si è ampliata. Noi staremo qui ad ascoltarti una vita, ma il tempo è poco, il che non vuol dire però che noi non torniamo a parlarne e magari che ci vediamo anche, eh? Non si sa mai, se ci ospiti magari, non si sa mai, come telepace. Però ti volevo chiedere, noi stiamo inaugurando da qui a qualche mese un centro, abbiamo messo su una sala registrazione dove si farà musica in un bene confiscato alla camorra, dove ci sono sopra dei ragazzi con problemi psichici che ci abitano. All'interno di questo bene confiscato ci sarà musica, teatro e tutto il resto. Allora ti mando Lucio, se ti mando Lucio per fare un reportage, lo accogli Lucio? Mi tiene lì. Ti mando Lucio. Invitiamo per l'inaugurazione, sarà un momento bellissimo. Allora non so se l'inaugurazione è una promessa che veniamo. Bene. E ti mandiamo Lucio, perché mi piaceva, tu l'hai già detto, tutto quello che tra virgolette voi trasformate in positivo nasce tra virgolette dall'idea del negativo, perché leggo sull'articolo le scatole che mettete, nelle quali mettete gli alimenti, il cartone riciclato, il pacco alla camorra, bravo, il pacco alla camorra, i prodotti, i pomodori, insomma tutto viene da esperienze che prima avevano un connotato negativo e che adesso invece possiamo dire che sono molto positive. Assolutamente, abbiamo copiato i primi cristiani, insomma, quando trasformavano i riti pagani in riti cristiani. Bella, bella questa, vedi? Abbiamo parlato di salti prima. Esatto, vedi? Viene in mente un po' che l'arsenale è nato per costruire armi e invece poi l'arsenale si è trasformato in pace. Vedi come viene coniugata, bene, Lucio, nelle diverse forme e nei diversi luoghi. Questo, diciamo che a noi fa molto piacere aver rilanciato questa cosa, Beppe, ma soprattutto perché tu dietro hai un sacco di persone che vogliono bene alla campagna, vogliono bene la loro città, vogliono bene alla gente. Questa è la cosa più importante, perché chi ve lo farebbe fare se no? L'amore per la nostra terra. Assolutamente. Grazie tante, allora buona continuazione, speriamo che le vostre attività aumentino sempre di più, insomma, coinvolgano sempre più persone. Oggi c'è anche qui, ma noi rilanciamo naturalmente il tuo motto: basta cace sta o sole. Giusto? Assolutamente. Basta cace sta o sole. Ecco, lo hai detto. Grazie Beppe. Grazie Beppe, auguri. Ciao.